Eccoci, tornati in diretta sulle Fonti TV. Ancora buongiorno a tutti voi. Facciamo un giro di mercati: 0,17% per il FTSE MIB, apertura in rialzo per il nostro indice principale. Il DAX di Francoforte invece cede lo 0,19% in questo momento, si posiziona leggermente sotto la linea di parità. Anche l'IBEX di Madrid scende sotto la linea di parità, cede lo 0,08% in questo momento. E il CAC di Parigi, stessa cosa, 0,11%. Dopo un avvio in positivo per le principali borse europee, il FTSE 100 guadagna lo 0,08, una seduta che si apre un po' incerta per i listini continentali. Filippo Giannini, buongiorno con me per questa parte di diretta, ben trovato. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Mercati che cercano ancora una direzione, Filippo, le banche centrali che rassicurano gli investitori, però insomma si naviga un po' a vista come sempre del resto, forse in questo momento ancora di più visto il periodo estivo. Cosa ne pensi? Sì, beh, ci sono comunque sia diversi fattori che portano incertezza in questo momento sui mercati. Hai detto giustamente tu, discorso riguardante le banche centrali, la possibile stretta anticipata sui tassi, anche se comunque si parla del 2023. Detto ciò, a mio avviso l'incertezza è dettata anche dal momento, perché comunque sia siamo a fine semestre, quindi stiamo per metterci alle spalle di fatto la prima parte dell'anno e quindi ci sta che in questo momento si vada, come dire, un pochino a navigare a vista, nel senso che magari si va a ragionare in questo momento su quello che potrebbe essere l'allocazione dei capitali per la seconda parte dell'anno e quindi a mio avviso, ecco, ci sarà soprattutto da capire quelle che saranno le mosse dei grandi investitori e in questo momento, insomma, ecco, in base a quello che è l'andamento, vediamo che ancora non proprio tutti hanno scoperto le loro carte. Ok, ecco, infatti questo è un ottimo punto di partenza. Allora, cerchiamo anche di vedere graficamente, Filippo, un po' la situazione degli indici per metterli a confronto, anche per capire cosa potrebbe succedere, insomma, nel medio periodo ma anche nel lungo periodo. Come hai detto tu, peraltro, c'è questa data del 2023 per l'ipotetico rialzo dei tassi che non è sicuramente domani, ma che sta già appunto un po' scombussolando le carte che già erano abbastanza scompaginate, no? Perché insomma non è che partivamo da una situazione molto chiara e limpida a causa di quello che è successo, e cerchiamo di capire insomma quando magari i mercati potrebbero dare dei segnali più distensivi o quantomeno dei segnali più certi, appunto con una direzione precisa. Non so se è ancora possibile, se è già possibile dirlo, Filippo, chiaramente, però magari attraverso i grafici riusciamo a capire qualcosa di più. Sì, allora innanzitutto vado ad avviare la condivisione dei grafici, Ecco, intanto partirei anche i adesso. nostri amici, se vogliono scriverci per avere per richiedere, per avere delle analisi, magari delle considerazioni più mirate, lo possono fare. C'è il numero WhatsApp in sovraimpressione. Prego, Filippo. Sì, partirei dal FTSE MIB, in ogni caso per concludere il ragionamento che facevi tu in merito a segnali circa una precisa direzionalità del mercato, torniamo anche qui al discorso temporale, nel senso che storicamente questa finestra temporale che poi si va ad estendere fino alla fine di settembre non è storicamente una finestra stagionale nel quale andare a cercare una direzionalità precisa, anzi è tipicamente, diciamo, il momento nel quale i mercati, se devono stornare, insomma, ecco, se devono andare a ritracciare qualcosa, questo è il momento appunto nel quale si assiste tipicamente ad uno storno di mercato o al più ad una lateralità dei prezzi, quindi non ad una direzionalità precisa. Quindi sicuramente questo non è il periodo migliore per andare a cercare forti segnali di tipo direzionale. Detto questo, però, dobbiamo comunque sia sempre basarci sui segnali oggettivi che arrivano dai grafici e analizzando appunto quello che è il grafico del FTSE MIB, parto da qui, insomma, al di là del fatto che sia poi il nostro indice, insomma, ecco, l'indice di casa nostra, ma comunque parto da qui anche perché secondo me la situazione che c'è sul FTSE MIB continua, e questo lo diciamo già da un po' a
ad essere decisamente interessante. Onestamente, è uno dei mercati che mi piace di più in questo Sì. senso. Perché? Perché comunque sia, nonostante insomma, abbiamo assistito, anche questo è un concetto ribadito più volte, alla classico ritracciamento, classica inversione post scadenza tecnica venerdì scorso con rollover sul contratto future di settembre, però c'è da dire che cosa? Che all'inizio di settimana il FTSE MIB ha mostrato una reazione decisamente interessante. Dopo questi minimi a quota 24.580, il mercato è riuscito a appunto riassorbire già nella giornata di lunedì una buona parte delle perdite maturate nella sessione di venerdì scorso. E da qui poi la cosa interessante è che il mercato sta cercando di completare un modello di accumulo, sta facendo una base di accumulo, secondo me, molto interessante. E mi piace molto, l'avevo scritto anche in un articolo ieri pubblicato sul blog, questa base di accumulo in intraday fatta a quota 25.000 punti, 25.000 punti che era un po' lo spartiacque di breve, nel senso che se il mercato appunto dopo il ritorno sopra quota 25.000 avesse insomma non fosse riuscito a tenere tale livello, avremmo dovuto aspettarci una discesa ulteriore anche sotto quota 24,5. Invece ieri il mercato ha dato, secondo me, un segnale molto importante nel breve. Ha tenuto quota 25.000 punti, da qui infatti in apertura il forte uptrend. Questo onestamente mi fa ben sperare per quello che potrebbe essere appunto un ulteriore recupero del nostro FTSE MIB. Qui Sì. abbiamo un target di prezzo, già detto più volte, insomma, rappresentato da questa resistenza dinamica che ci porta appunto ad un target superiore a quota 27.500 punti. È chiaramente un target che ci aspettiamo per quanto riguarda la sessione, diciamo, autunnale, però già se dovessimo assistere ad una chiusura odierna, magari non oggi, ma già a partire dal lunedì o martedì della settimana prossima, superiore a quota 25.500 punti, il mercato di fatto andrebbe a fornire un segnale in ottica direzionale. Potremmo, a mio avviso, già considerare finita questa correzione, e quindi a quel punto sarebbe lecito attendersi una mossa anche sopra i massimi storici. Il Sì. primo target in questo caso è rappresentato da quota 26.000 e 200 punti. Soltanto se, ecco, ripeto, il mercato oggi non mi aspetto una sessione particolarmente vivace. I mercati si Brillante. stanno, Infatti, esatto. non è iniziata sicuramente in modo brillante, sì. Però sul FTSE MIB, a mio avviso, in caso di appunto discesa, se il mercato riuscirà a stornare qualcosina, secondo me acquisti intraday a quota 25.200 punti, insomma, ecco, potrebbero essere oggi la carta vincente sul FTSE MIB. Chiaro che se dovessimo, insomma, come detto, assistere a un recupero di quota 25.500, aspettiamoci un'estensione dei rialzi, ma ripeto, la struttura anche nel breve mi sembra orientata al rialzo, mi sembra che ci sia la volontà di continuare a sostenere il FTSE MIB. Ok, allora adesso andiamo sul DAX. Peraltro c'è una domanda di un amico che scrive proprio, vorrebbe avere una panoramica sul mercato tedesco, che dice, insomma, mi sembra un po' fiacco in questo momento. Allora, cosa ci dice il DAX, l'indice di Francoforte? Sì, allora il DAX ha in questo momento, diciamo, a mio avviso, una forza relativa leggermente inferiore al nostro FTSE MIB. Già questo di per sé è una notizia. Anche qui però c'è da registrare che cosa? Che dopo il classico storno post rollover, anche qui il mercato ha fatto una base di accumulo, quindi ha reagito da quota 15.250 punti, e anche qui lo schema più o meno è identico. Il mercato sta cercando di completare un modello 1 chiamato 1-2-3 di Joe Ross, e in questo caso, appunto, tipico modello di implicazione rialzista. In questo caso avremo bisogno di una chiusura
superiore a quota 15.655 punti, e allora il mercato anche qui completerebbe un pattern di implicazione rialzista. C'è da dire che cosa sul DAX, che è un mercato che in questo momento non mi entusiasma particolarmente, ma perché? Perché a mio avviso è un mercato ancora troppo tirato. È un mercato che, a mio avviso, come ho detto più volte, prima di ritrovare una forte spinta direzionale, secondo me avrebbe bisogno di andare a stornare qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo visto settimana scorsa. C'è un livello che monitoriamo con particolare attenzione, che è quota 14.900 punti, poi anche qui il livello dinamico, quindi diciamo ecco supporto in evoluzione, ma comunque sia area 14.900, 15.000 punti. Secondo me questa potrebbe essere una base importante, anche qualora dovessimo vedere il mercato ritracciare fino a questi livelli. Non è un qualcosa che metterebbe in dubbio la struttura rialzista, però ecco, a mio avviso mi sembra un mercato pochino sgonfio, avrebbe bisogno di ritracciare qualcosina per ritrovare un pochino più di verve. Detto Certo. questo, c'è da comunque sottolineare che la volatilità implicita, l'indice MUSTOX, si mantiene, diciamo, ecco, al di sotto di quello che è il livello di guardia, ovvero 19 punti. Quindi sappiamo, insomma, che salite del MUSTOX si accompagnano tipicamente a ribassi dell'azionario e viceversa. Sotto questo punto di vista, un VSTOXX debole supporta ancora una tenuta dei prezzi, e quindi non ci aspettiamo in questo momento grosse, grosse discese, però anche qui non, proprio per i motivi che abbiamo detto, non ci aspettiamo grossi movimenti lato long. Ok, d'accordo, d'accordo. Allora, America, naturalmente situazione diversa a livello economico, ieri abbiamo visto un bel po' di dati macroeconomici che in qualche modo hanno confermato le previsioni sulla crescita economica degli Stati Uniti, poi abbiamo la Fed, insomma, che ha preso posizione chiaramente anche lì per rassicurare da una parte gli investitori, anche se poi abbiamo visto e abbiamo ascoltato diverse opinioni, no? Vabbè, Jerome Powell e di altri membri della Fed. Andiamo a vedere anche Wall Street e il mercato americano per capire un po' che differenze sostanziali, no? Perché poi si tratta di quello. Abbiamo, ma soprattutto se si conferma, quale trend si conferma per i mercati azionari americani? Sì, beh, qui è un mercato che, a dir la verità, presenta diverse sfaccettature, nel senso che in questo momento la situazione è leggermente diversa sia tra S&P e Nasdaq, ma anche tra S&P e Dow. A mio avviso il listino che presenta maggiori opportunità in questo momento è il Nasdaq, mercato che ha la struttura migliore in questo momento, un mercato che presenta sì il Nasdaq una direzionalità ben precisa, e è l'unico mercato dove diciamo ecco sarei confidente in questo momento nel posizionarmi long. C'è un obiettivo di prezzo che secondo me è quota 14.700 punti, anche qui proiezione della resistenza dettata appunto da questo canale rialzista, quindi resistenza dinamica. Abbiamo un target a 14,7. Nasdaq, che in questo momento si è ripreso, ha ripreso a tutti gli effetti lo scettro del mercato. Infatti, poi lo vediamo anche dalla situazione contrapposta sul Dow Jones. Però ecco, magari anche qui proprio sfrutterei tutti i pullback, quindi tutti i ritracciamenti intraday sono un'occasione, a mio avviso, per andare a comprare il mercato. C'è un livello che nel breve mi piace particolarmente, che è quota 14.100, dove secondo me, appunto, in caso di discesa ci sarebbe occasione per dei long con un rischio più contenuto. Andando su S&P 500, anche qui è evidente che cosa è il recupero post scadenza tecnica, dinamica che qui più o meno, diciamo, ecco, simile se vogliamo all'Europa. E anche qui, magari qui sarà interessante monitorare la chiusura settimanale, perché? Perché se il mercato oggi riuscisse,
con una nuova mossa al rialzo, da un lato a rompere questa resistenza dinamica a quota 4.258 e dall'altro quindi contestualmente a chiudere sopra ai massimi di settimana scorsa, anche qui darebbe un forte segnale direzionale. Però ecco, questo diciamo, ecco, è un mercato dove andrei con un pochino più di prudenza, perché sotto questo punto di vista in ottica intraday parliamo. Sì, Poi ok, certo. è chiaro se il mercato fa una mossa, ritraccia verso quota 4200, 4190, questo è un mercato ancora secondo me da acquistare in questo momento, però in ottica intraday forse sarei un pochino più cauto, perché comunque sia area 4265 in questo momento rappresenta un'area di resistenza e quindi poi non mi piace troppo andare a comprare questo mercato sui massimi. Ok. Per quanto riguarda il Dow Jones, cautela, ma per ragioni opposte, ovvero perché qui la struttura tecnica, a mio avviso, non è in grado in questo momento ancora di supportare acquisti intraday, quindi acquisti tipicamente appunto sulle discese. Qui magari ecco, aspetterei invece un consolidamento e un recupero almeno sopra quota 34 e 3. Prima appunto ecco, di poter riprendere con degli acquisti appunto basati sulle correzioni. Chiaro che anche qui, se però dovessimo assistere ad una mossa a ribasso, quota 33 e 5 ad esempio, qui ci sarebbe spazio per acquisti più a basso rischio, chiaramente con stop sotto a questi minimi, che secondo me avrebbero a quel punto senso. Ok, allora Filippo, altra cosa che volevo analizzare con te è il cambio euro-dollaro, perché ieri abbiamo visto, allora adesso in questo momento il cambio è 1,1949, abbiamo visto insomma l'euro rialzare un po' la testa nei confronti del dollaro, ieri nella giornata di ieri ha raggiunto un nuovo massimo settimanale, 1,1955, quindi la domanda di base che io ti faccio, poi naturalmente segui tu il tuo percorso per parlarci dell'euro-dollaro, se è in atto questo, cioè se è cominciato un movimento rialzista, cioè se il movimento rialzista, per dire meglio, potrebbe esplodere da un momento all'altro, comunque a breve. Ma allora, io sono sincero, io non mi aspetto grandi mosse al rialzo, mi aspetto però un euro-dollaro che possa andare a ritestare quota 1,20. Si potevano secondo me provare acquisti sull'arrivo del mercato a quota 1,18,5, perché qui c'era un livello che avevamo appunto evidenziato già da diverso tempo, ovvero questo supporto dinamico. Supporto rispettato pienamente dal mercato. Si potevano, secondo me, provare acquisti, diciamo, ecco, a partire da quota 1,18,5, 1,18,8. In questo momento la situazione è un pochino più delicata, anche se, ripeto, ritengo che il mercato abbia tutte le carte in regola per fare nuovamente quota 1,20. Però quota 1,20 è un livello dove io mi aspetto che euro-dollaro torni ad essere venduto. Quindi acquisti magari si può provare qualcosina, però occhio, perché a quota 1,20 a mio avviso questo è un mercato che tornerà ad essere venduto. La struttura, insomma, al di là poi di quelle che sono state le parole della Fed, ma era una struttura che avevamo visto debole già dall'ultimo appuntamento che avevamo fatto insieme prima appunto dell'appuntamento della Fed. Se ti ricordi, l'idea in quel caso era proprio quella di vendere la reazione di prezzo in area 1,21,5, mercato che poi ha ritestato quasi al millimetro perché ha fatto 1,21,47 e da qui siamo solo scesi. Sì. Quindi, a mio avviso, i long avranno vita breve. È chiaro che tutto cambierebbe soltanto a fronte di un break di volatilità deciso sopra quota 1,20. A quel punto l'euro potrebbe riacquistare un pochino di forza, ma onestamente non è il quadro che in questo momento vedo con maggior Ok. probabilità. D'accordo, d'accordo, bisognerà eventualmente aspettare ancora un po'. Invece, per quanto riguarda l'ascesa del petrolio, che in questo momento è ancora in rialzo, 0,23, 73,47, secondo qualcuno potrebbe raggiungere quota 100 dollari, potrebbe esserci un ritorno a quota 100 dollari, che insomma non è sicuramente vicina, ma tu come la vedi questa ascesa del petrolio?
Ma allora, in questo momento scambiamo a quota 73,50. Io credo che ci stiamo, cioè, oddio, non è che credo, lo dice il mercato, ci stiamo avvicinando a dei top importanti in area 75 dollari. È l'area dove troviamo sia i massimi di giugno 2018 e sia poi i massimi annuali, questo doppio massimo appunto sempre a ottobre del 2018. È un livello che il mercato secondo me andrà a sentire. Abbiamo anche una resistenza dettata da questo canale dinamico in questo caso, quindi c'è un pochino ancora secondo me di strada da fare al rialzo, però 75 dollari credo che possa essere un obiettivo ragionevole, da qui mi aspetto delle prese di beneficio. Questo però attenzione non significa che bisogna andare a shortare il mercato a quota 75 dollari, perché? Perché qui lo vediamo molto bene con un modello 4 ore. È molto rischioso, è forse il mercato dove appunto quello del petrolio dove il rischio non paga, nel senso il rischio di andare a cercare di mettersi contro trend per shortare un mercato sui massimi, perché? Perché il petrolio è caratterizzato appunto da queste spinte appunto propulsive di importanza veramente, di ampiezza veramente elevata, e quindi poi il rischio è quello di essere spazzati via in un amen. Noi, come al solito, seguiamo il mercato con un super trend 4 ore, leggermente smussato. In questo momento siamo ancora con un mercato che è chiaramente di impronta rialzista. Sotto questo punto di vista, una situazione appunto di inversione l'avremo soltanto con una chiusura del 4 ore sotto quota 71,66. Ok, chiudiamo con l'oro anche per quanto riguarda il gold, abbiamo quotazioni in risalita, Filippo. Sì, la situazione del gold è una situazione delicata perché appunto il mercato nelle ultime sessioni, insomma nel corso delle ultime 2 settimane, ha fatto uno storno importante. Siamo tornati su livelli delicati, 1755. Perché dico livelli delicati? Livelli delicati perché abbiamo questa base di accumulo importante, qui fatta da quota 1675 e 1750. Questo doppio minimo importante che sostiene in questo momento il mercato, è chiaro che in caso di rottura di quest'area ci sarebbe appunto spazio per vedere un ribasso, secondo me, anche superiore ai 100 dollari. Detto questo, però, secondo me c'è la volontà di sostenere il mercato, quindi per quello che vedo, per quella che è la dinamica di prezzo nelle ultime sessioni, vedo che il mercato sta cercando di fare una base di accumulo importante a quota 1775, quindi onestamente io non mi aspetto, cioè da qui mi aspetto una ripresa delle quotazioni, anche se in questo caso non anticipiamo nulla, a mio avviso una conferma direzionale avverrebbe soltanto con break di quota 1800 dollari, però anche qui più segnali long che short, magari ecco proprio perché siamo su questi minimi, potrebbe essere lecito provare qualcosina long con un rischio tutto sommato basso. Ok, bene Filippo, allora togli pure la condivisione così ti salutiamo vis-à-vis, ricorda il tuo contatto e così i nostri amici possono parlare direttamente con te. Sì, allora la mia mail è filippo@tradingfacile.net, il sito è www.tradingfacile.eu. Grazie mille a Filippo Giannini come sempre per la collaborazione e per la panoramica dei mercati. Buona giornata, buona operatività. Grazie a te, Manuela. Arrivederci a tutti. Grazie. E allora